qui con Dasha. Ciao a tutti. Morgan. Ciao. E a chi? Ma Michelangelo è già andato a correre nel bosco allora. Sì, Michelangelo è già andato a correre nel bosco. Dasha, non ti si vede. Vieni. Non rimani dopo. Ecco. Solo per qualche minuto. Ciao. Ciao ragazzi, siamo qua tutti e tre. Eccoci qua. Sì, quattro. Tutti e quattro, e tutti e cinque, c'è anche Zagara. Michelangelo è già andato a correre nel bosco. Siamo andati a letto praticamente quasi alle tre stanotte. Sono le sette della mattina e siamo già qui tutti con voi. Perché ci mancavate. Ci mancavate, ragazzi. E c'è Zagara. Sì, perché ieri sera c'è anche Zagara. C'è anche Zagara. A chi vuole? Diretta unica, no? C'è chi? C'è Zaghi? C'è. Sì, siamo qua tutti. Ci mancavate dopo ieri sera, che siamo stati tutti insieme. Stamattina non potevamo più stare senza di voi. Ma perché non stiamo dentro tutti e tre in Instagram? Venite vicino, più vicino. Ecco, così anche in Instagram. Perché Instagram è verticale e allora bisogna stare vicini per entrare tutti nell'immagine. Invece Facebook è orizzontale e quindi ci si vede tutti e tre bene. Ma su Instagram si vede solo il sole splendente qua di Morgan che non ho parole io. Al mattino riflette. Ieri sera c'era Antonella che ha fatto la coda giapponese sia a me che a Dasha, e poi la sfida più grande era farla anche a Morgan la coda. Che cattiveria. Cosa immaginale. Cattiveria immaginale, alla mattina presto. Dai. Bello, sì, ci siamo, certo. Lei si domandava se ci fossimo stati stamattina. Però vi si vede. Vabbè, sì. Certo. Su YouTube ci si vede bene, sì, perché su YouTube si vede uguale come su Facebook, mentre su Instagram è più difficile perché è verticale. Comunque, ragazzi, bellissima serata ieri sera, c'eravamo tutti, c'eravamo in tanti. Anche quelli che non c'erano, c'erano lo stesso, tutta la family riunita, è stato bellissimo. Ho provato a fare una sbircio, ma non c'era campo, proprio nessun segnale. No, non c'era campo al Teatro Manzoni. Ho provato. È un teatro serio, si il Manzoni. No. No. Abbiamo energia. Siamo pieni di energia, perché poi... Cioè, queste situazioni in cui si è tutti insieme, ci si vuole bene, ti riempiono di energia, anche se hai dormito solo 4 ore, 3 ore e mezza forse, non lo so. Perché poi quando siamo venuti a casa, avevamo una fame, è vero? Che avevamo una fame. Si hanno cucinato una zuppa di miso. Sì, perché praticamente eravamo lì in teatro dalle 5 del pomeriggio, quindi niente merenda, niente cena. Dalle 4 in realtà. Dalle 4 in realtà, è vero, dalle 4, sì. Sì. Eravamo diffusi a Milano, ci si riconosceva dappertutto, anche fuori dal teatro. Ah, ma che bello, Tonina, che bello. Vi incontravate anche per le strade di Milano. Sì, perché gli immaginalisti non si sa com'è, si trovano, si incontrano. No, ma è stato bellissimo. Poi è andato tutto bene, davvero tutto bene. Sì, l'unica cosa è stato il treno di Ludovico Nolfi e Anna, sua moglie, il regista che veniva da Roma, gli hanno cancellato il treno. Allora all'ultimo momento gli abbiamo prenotato un aereo per Linate, è arrivato in aereo e ce l'ha fatta lo stesso. Grazie. Allora ringraziamo Ludovico Nolfi, il regista, e sua moglie Anna. Ma Anna è anche regista. Anche Anna è regista. Sì, tutte e due. Capo.
power couple. Che bello quando si fanno le cose insieme, è come sì. Te, Michelangelo, Dasha, ok, le coppie, io e a chi? Io e io. Morgan e Morgan. Dasha e Michelangelo, Ludovico e Anna. E Clara e Denise, ovviamente, le nostre mitiche, mitiche ragazze dell'abbigliamento che hanno fatto i costumi di scena. Grazie Clara, grazie Denise. Manos e Antonella. Vedi che si va sempre in chiesa. I nostri Imaginal Curator, che poi sarebbe Image Curator. E poi... poi che altre coppie? Ah beh, Piero Nota. Guarda, e Taiko. Morgan conta per due, brava, hai capito? Anche Morgan, come fatti vedere anche su Instagram, non te vedo. Scusa. Raffaella e Paola, che erano presenti, le nostre Dragons. Paola che sta a Monza è venuta, e Raffaella che sta nelle Langhe ha lasciato il suo cavallo per venire da noi, perché la Raffa, come Pippi Calzelunghe, vive con un cavallo, è quella che vi risponde quando chiamate il numero dell'Imaginal Academy. Anzi, adesso ci siamo evoluti, vi risponde pure una voce elettronica, una IA. Alla IA, alla Imaginal Academy, risponde una IA, una intelligenza artificiale, ma solo per le prime parole, no? Perché dice, ciao, benvenuto, adesso ti passo Raffaella, se c'è. Dice così. Cosa dice? Non lo so, è stato Morgan a fare non tutto. Dice così. Cosa dice Morgan con questa testa? Che è vera, non è artificiale la testa di Morgan, è vera. Grazie. Garantisco. Perché l'altro giorno ha picchiato e ha detto aia. Quindi vuol dire che è vero, ma è che vero. Che cattiveria. Perché? Ah, poi c'era pure la Neve, il piccolo cane di Clara e Denise, che sembra una chi in miniatura con le gambe storte. E poi, poi a chi è stato il primo cane sul palco del Manzoni. Capisci che è un teatro che ha 150 anni, e a chi è stato il primo cane a salire sul palco. A salire sul palco non come così oggetto di scena, ma come vera e propria creatura che ha partecipato alla finale, no? La messa in scena, tutti i lavori che abbiamo fatto, e alla fine ovviamente anche agli applausi. Sì. Sì, Neve. Neve l'hai vista, l'hai accarezzata, sì. Bene ragazzi, è stato bellissimo. Adesso l'argomento di questa diretta di stamattina qual è, Morgan? No, tu hai detto che no, lei Dasha, sì, potere delle mantra, come tutti insieme, il potere dei mantra, come sì. Ieri quasi 1000 persone. Sì, sì. Sì, ieri eravamo quasi 1000 ed è stato potentissimo, no? Dire chiai tutti insieme. Pensate, non hanno potuto neanche montare le luci, quelle che si muovono, perché le mettono di solito nei palchetti, quelli più vicini al teatro, ma ieri sera erano occupati pure quelli, non c'era un posto libero. Perché anche Manos e Antonella, loro non sono riusciti a sedersi. Anche Manos e Antonella, sì, che... hanno dato i suoi posti a... hanno dato i loro posti ad altra gente, sono stati dietro le quinte con noi. Infatti poi li ho chiamati con noi per ringraziarli sul palco. E quindi eravamo tantissimi e tutti insieme abbiamo pronunciato i mantra. Hifu, Kiai, Uketamo, il mantra preferito di Dasha e Michelangelo. Uketamo, accolgo. Ecco, il potere dei mantra. Il potere dei mantra, quando si è tutti insieme, uniti, un unico corpo, un'unica voce, è immenso, è grandioso il potere dei mantra.
quando si è insieme. A voi che effetto ha fatto, Morgan? Che effetto ti ha fatto? È stato molto potente, però sicuramente. Cioè, sentire anche l'energia con cui l'hanno detto, con cui lo, sì. con cui lo dicevano, è stato, come si dice, trasmettevano comunque questa energia, quindi si sentiva e anche tu facevi parte del tutto. Sì, come con essi, no? Sì. Sì. Ma l'energia della sala, forse è della sala, no? Sì. Pazzesca, come proprio forza. Mm-mm. Sì, questa energia sì. Di ognuno. Sì, allora lì capisci che quando ripeti un mantra in un rituale iniziatico e sei in tanti, tutti coloro che l'hanno ripetuto prima di te sono lì, sono presenti. Un mantra come Uketamo, accolgo, insomma è un mantra molto antico. Chissà quanti sciamani Yamabushi camminando nelle foreste del Giappone come fa Michelangelo, perché Michelangelo, per fortuna che viviamo qui in un bosco, perché lui appena si sveglia va in mezzo. Anche ieri lui è andato per qualche ora per fare una camminata. Sì, anche ieri, no? Diciamo, dai ragazzi, si fa una prova così. No, io vado nel bosco, cioè per lui fare la prova è andare nel bosco, no? Ecco. Quindi Michelangelo ce l'ha un po' dello Yamabushi, anzi un po' tanto. Anche i capelli. Anche i capelli. Perché Morgan non ce l'ha i capelli, fa niente, ma insomma no, perché quando si parla dei capelli di Michelangelo dopo ecco, così è meglio, no? C'è chi tutto e c'è chi niente, cosa fare, Morgan? Dire che ho altre qualità e non i capelli. Esattamente. E vabbè, comunque anche quelli del taiko, anche quelli del taiko non hanno i capelli, vabbè. Ma come non hanno? Ma loro hanno musica. Bravissimi, loro non hanno i capelli. No, sì. Vabbè, Piero non ce li ha, c'è una coda lunga. Ah, no, una coda lunghissima, come un avatar. Lo sai questi sì, capelli sì. Dove lo connect? Sì, sì. Sì, c'è. Ah, sì. Come un avatar, no? Come la prima cosa come che l'avatar il film, c'è la sì. Coda lunga lunga che lui la mette dentro nella spina della natura e si connette. Però per il resto anche lui è calvo. Non so come fa a avere una coda lunga lunga senza avere i capelli poi. Segreti del mestiere. Segreti del mestiere. Vabbè, comunque e con questo posso fare. Si stava dicendo. Ah, sì, ecco. Ma senza capelli. È così lui. Quasi. Quasi. Speriamo che stia dormendo, ma che non ci stia ascoltando. No, Piero, no. Ti vogliamo bene! No, stavo dicendo, a proposito di cappelli, di code, gli Yamabushi, gli sciamani giapponesi, chissà per quanti secoli camminando nei boschi come fa Michelangelo in solitaria alla mattina, alla sera, di notte, di giorno, hanno ripetuto il mantra Uketamo, accolgo, perché la loro pratica consiste proprio nel camminare, e quando sono stanchi dicono Uketamo, accolgo. E vanno avanti a camminare. E quando sono ancora più stanchi, ripetono ancora più forte, Uketamo, accolgo, e vanno avanti. Dopo, quando sei molto, molto stanco, ma lo racconto anche questo nel libro Kintsugi. Andiamo qua. Sto ancora vedendo. Kintsugi. Quando camminano, alla fine sono così stanchi che non, quando si fermano alla fine non si addormentano, perché sai quando sei tanto tanto stanco, non ti addormenti subito e quindi riescono a prolungare questo stato di dormiveglia che noi maledetti benedetti psicologi chiamiamo stato ipnagogico. Loro prolungano questo stato ipnagogico, il dormiveglia, volgarmente detto.
perché è uno stato molto importante in cui tutte le onde cerebrali sono presenti simultaneamente, le onde beta, che sono le onde normali, cioè normali, le onde che abbiamo nella normalità, che prevalgono nella normalità della quotidianità, le onde alfa, che sono le onde degli stati di rilassamento, di meditazione, le onde delta, che sono le onde del sonno profondo, ancora un po' presenti nello stato ipnagogico, e le onde teta, le onde del sonno, dei sogni, le onde degli stati rigeneranti. E poi ci sono anche le onde gamma, che sono le onde più alte di frequenza. Quelle, quando provi piacere, si dice, recentemente ho letto degli studi che dicono che le onde gamma, le onde più sottili, che sono un po' come quelle del flauto di Piero Nota, ecco, queste onde gamma sono molto presenti negli stati in cui proviamo piacere e anche al momento della morte, quando il cuore si ferma, il cervello lavora ancora. E produce specialmente questo tipo di onde. Quindi negli stati ipnagogici, nel dormiveglia, sono presenti tutte queste onde, perciò sono stati molto preziosi e gli Yamabushi li prolungano moltissimo nella foresta, dopo aver camminato, vinto, stravinto e rivinto ancora la stanchezza. Alla fine riescono a prolungare questi stati. Perché? Perché quando tu cammini in natura, però in natura, se in palestra non funziona, in natura, e sei stanco e cammini ancora, e poi ti stanchi e cammini ancora, ogni volta accedi a livelli di energia superiori. Alla fine riesci a essere un livello di energia così elevato che quando ti fermi e ti sdrai per addormentarti, non ti addormenti subito. E questo stato ipnagogico viene prolungato, il dormiveglia, ad un livello di energia molto elevato e veramente entri in una condizione superumana, potremmo dire, no? Prendendo a prestito il termine da Aurobindo, no? Il superuomo di Aurobindo, è colui che è ad un livello di energia e quindi di coscienza, perché l'energia è coscienza, sat e chit, ed è ananda, è gioia, sacchitananda, energia, coscienza, gioia. Entri ad un livello di energia, coscienza, gioia elevatissimo. E questa è una delle pratiche preferite dagli Yamabushi, camminare nei boschi, come ha fatto Michelangelo stamattina, come fa sempre lui appena può. Vero, Michelangelo? Ma anche tu, Dasha, ci vai spesso, no? Preferisco di fare lo yoga con te la mattina. Dasha preferisce di fare lo yoga con me la mattina. Abbiamo già fatto stamattina il saluto del sole, è stato bellissimo. C'è il montagna enorme, no? Non so come si chiama questo. Generoso si chiama questa montagna. Questa enorme montagna. Monte sì. Generoso, che io ci vedo sempre Shiva sulla cima. Sapete, il grande Shiva, l'asceta erotico, che è da visualizzare nudo, cosparso di cenere funeraria, con il tridente in mano, i capelli tutti scompigliati a forma, guarda una poiana è passata, tutto a forma di serpente, no? In testa. Lui abita le cime delle montagne, per cui io me lo vedo sempre Shiva su in cima al Monte Generoso col suo tridente in mano, e la mattina lo saluto sempre. Om Shivam. Beh ragazzi, avevamo pensato di fare una diretta breve stamattina perché forse facciamo una Q&A. Q&A, Q&A, dai, facciamo Q&A anche su Instagram, possiamo leggere. Ah, c'è già una, farete una replica, ecco, sì. Allora Dasha suggerisce adesso di fare un po' di domande e risposte. E qualcuno ci chiede su Instagram, farete una replica? Ma pensa che addirittura il teatro Manzoni ci ha chiesto di fare una replica. Però primo non lo so se faremo una replica, secondo non so se lo faremo a Milano o se lo faremo al sud.
perché ci mancano Napoli. Io voto il sud. Ma c'è. Per forza, lui è siciliano, vota il sud, è chiaro, no? Ma chi non è mai stata? Secondo me no. A chi non è mai stata? A Bari, sì. È stata a Bari, sì. A chi è stata a Bari? Adesso ci torniamo a Bari. Quando è che siamo a Bari? 27-28. 27-28. Le prossime date quali sono, Morgan? Adesso abbiamo 12 il 12 a Velletri. Allora, il 12 siamo a Velletri per presentare Ikigai, no, Kintsugi, vabbè, presento anche Ikigai, dai, anche se... Sempre Ikigai. Kintsugi e anche Wabi Sabi. Parliamo di tutti i libri sul Giappone. Shirin Yoko, Ikigai, Wabi Sabi e Kintsugi. E a Velletri a Roma. Venite dai a Velletri a Roma, che non sono mai stata a Velletri. Ma Velletri è tanto lontano da Roma? No. No. Vabbè, comunque, anche se siete a Roma, dai, venite a Velletri. Perché Roma, Roma, Roma città non c'era. No, abbiamo già fatto l'anno scorso, in estate, abbiamo fatto uno spettacolo. Sì. A Roma, sì. Il teatro di Roma, sì. Poi ci sarà il Salone del Libro a Torino. Ah, il 19 maggio venite al Salone del Libro di Torino, dai. Mi raccomando, che mi hanno messo, sono contentissima perché mi hanno messo proprio nel palinsesto ufficiale del Salone del Libro, che questa è una cosa decisamente non facile, perché sai, il Salone del Libro ci sono scrittori anche stranieri, vengono da tutte le parti del mondo a presentare i loro libri, quindi insomma ci sono scrittori di un certo calibro, spessore, il Salone del Libro di Torino è il salone della grande editoria e mi hanno messo nel palinsesto tra i vari autori a fare la conferenza, la presentazione, che poi io farò un rituale come sempre faccio con la mia family che viene a trovarmi. Salone del Libro di Torino, non di Milano. Di Torino, sì. E volevo aggiungere una cosa, perché qualcuno ha parlato del video del Giappone. C'è ultimissimo posto, come uno, adesso e dopo chiudiamo tra due settimane. Ma davvero, avete ancora prossima. Un posto per il Giappone? No, ma la settimana prossima. Sì, la settimana prossima perché chiudiamo le iscrizioni. Il gruppo è già formato, sto facendo il gruppo di WhatsApp, dopo... Faremo una call, ma c'è Michelangelo mi ha detto ieri che abbiamo spazio per un posto, un ultimo posto. Bello, perché non sappiamo se possiamo ripetere questo con Maestro Hoshino. Perché... È proprio un'esperienza, non so. Loro vanno dal Maestro Hoshino che è vecchissimo e quindi non si sa se si può ripetere. No, sono sicura che... Ma non per lui. Non per lui, ma perché già è qualcosa di straordinario. Di essere accettati come stranieri per fare rituali Yamabushi con loro. No, Maestro Hoshino no. No, è vero, no, l'eccezionalità, l'irrepetibilità non è tanto nel fatto che Hoshino è così tanto vecchio, ma è molto stretto come... È perché lui è molto rigido. Sì. E non rigido nel senso della mente, ma rigido come... Regole, lui sì, vuol vedere che queste persone che vengono sono seriosi per fare i rituali. Con lui sì, cioè non è che prende tutti, no? Che uno dice vado dagli Yamabushi, da Maestro Hoshino a fare un training, no, figurati. Perché quindi la cosa più difficile è stato organizzarsi, perché lui segue la luna, non ho capito, ma i dati sono specifici per loro per fare questi rituali. Sì, come anche gli sciamani dell'Altai, che era sempre una cosa difficilissima quando organizzavamo il viaggio in Altai. Adesso non si può più per via della guerra, però tutte le volte con gli sciamani, Svetlana, Kazimir, a centrare le date, perché loro seguivano un calendario lunare che io non ho mai capito che tipo di calendario fosse, ma non ma facevano i riti. È difficile, no? Di organizzarsi. Sì, non facevano i riti quando la luna era in una certa posizione, non facevano i riti quando le stelle, i pianeti erano in una certa posizione, non facevano i riti quando gli yak erano in un certo pascolo.
E insomma, bisognava trovare la data giusta, era una difficoltà estrema. E Oshin è un po' così anche lui, per cui insomma, voi vi potete immaginare la difficoltà che c'è dietro l'organizzazione di questi viaggi. Cioè, è una cosa, è un lavoro pazzesco. No, lo dico perché a volte sembra, no, siamo un tour operator, magari fossimo un tour operator normale che organizza viaggi, cioè sarebbe facile. No, noi organizziamo viaggi presso questi sciamani, che sono i personaggi più difficili dell'universo, perché prima di tutto già non ti vogliono. E tu devi partire da questo presupposto, che non è che sono albergatori che sono lì disponibili a dire ah che bello, arrivano i turisti, no, non ti vogliono, per cui li devi convincere che no, ma tutte le persone che portiamo sono ma come per noi, per ricercatori, tu sei Selene, loro ti conoscono. Sì, però poi fare accettare il gruppo, tutto, capisci, cioè poi la data, poi insomma, e non fotografare, va bene, poi insomma, c'è sempre qualche difficoltà, però alla fine riusciamo sempre perché evidentemente è destino che riusciamo a fare questo, alla fine. Ma anche loro sono sempre contenti di vedere tutti come... gli italiani. Brava. Poi loro sono sempre contentissimi del gruppo, cioè di voi, si rendono conto che ciascuno di voi è una persona veramente spirituale, che le intenzioni che avete sono davvero a prendere i rituali, il sentiero spirituale. Allora dopo ci vogliono ancora l'anno successivo, perché se solo un anno cannassimo, cioè sbagliassimo l'approccio, probabilmente poi non ci vorrebbero più l'anno successivo, ma invece sono io sono personalmente 35 anni che faccio questi viaggi. Adesso... Ma anche di più di sola. Come... Ah beh, da sola, come... più di 40. Vabbè dai, questo è un dettaglio. Sì. Marga, non eri ancora nato. Ciao, tu! Ciao Oshino, lei è il nostro Oshino. Non eri ancora nato, Morgan. Ma che non eri ancora nato? Io già c'ero anche quando non c'ero. Ma faremo le pratiche di Selene, di yoga sciamanico, yoga giapponese, mindfulness, meditazione ogni mattina. Anche con i Yamabushi, perché loro hanno i rituali alle 4-5 di mattina. No, era un programma molto, come si dice, caricato, come charged, proprio... Sì, carico, un programma intenso. Un programma molto intenso, sì. E altre domande, ragazzi? Vi vogliamo allo stadio, Nicola. Aspetta, in Giappone quando è? Non voglio sbagliarmi. C'è tutti i dati mischiati, tu lo sai, tu sai tutto. Ma non è che ho tutta questa memoria. Giulio, aspetta, perché era magari 5 o 6. Ma vai sul calendario. Ah, eccoci. No, tu poi guarda. Aspetta che c'è anche qua. Morgan è bravissimo. Aspetta, guardo su Instagram. Dal 3 luglio al 15 luglio. Cosa? In Giappone. 3 luglio, sì, 15, 3. 3, dal 3 al 15 luglio. Guarda, c'è Francesca, ciao! Che è andata in Mongolia con il fotografo, come bravissima. Ah, sì. Ciao. Ciao Francesca, ciao, Francesca Bosco, la fotografa, sì. Francesca, ieri sera a Milano c'era il tuo collega. Diego. Ah, ecco la Sì. E Diego il fotografo, erano insieme Francesca e Diego al seminario di Montegrotto, te lo ricordi Francesca, Diego, che è tuo collega fotografo? Abbiamo fatto venire lui ieri perché eravamo a Milano, tu, Francesca è siciliana, giusto? Esatto. Non ce la siamo sentiti, Franci, di dirti vieni dalla Sicilia per fare le foto. Invece Diego, che è di Milano, l'abbiamo ingaggiato ieri sera. Una domanda che ma come Francesca adesso ieri sera ero con voi, ma c'eri? Ma, l'ho visto. Ma c'era Francesca? Io non l'ho vista. Oh, mi dispiace. Ma come io voglio abbracciare tu. Sei venuta a Milano, Francesca, ma non ti abbiamo visto. Ma perché c'era 800 gente come
Per giovedì, per le individuali, il link arriva tramite email, l'abbiamo già giovedì. Ah, con no, il domani, cuore c'era Francesca. Giovedì l'incontro con te. Qual è l'incontro, Paolo? Incontro la Nintendo su Kintsugi. Ah. Sì. Giappone 3, 15 luglio. Giovedì. E dopo la Mongolia. Abbiamo ancora qualche posto per la Mongolia quest'estate. Anche Katia c'era a Montegrotto, vedi che saluta Francesca e Diego. C'è, c'è altre domande su Instagram forse, aspetta. Sì, ci sono possibilità che in futuro si pensi anche alla Sardegna. C'è qualcuno che ha scritto questo. Teodolinda, ciao Irisar, perché avete scelto di non raccontare? Di non raccontare tutta la storia di Tomoe fino alla fine. Io gli avevo detto, Dacio Michelangelo, ma andate avanti. Anzi, io perché gli... così potete leggere. Gli avevo aggiunto un altro capitoletto, però niente, loro hanno voluto finire lì con chiai. Sì, ma è più potente. Per loro era più potente così, era più potente così. Michelangelo ha scelto così. E Michelangelo è un boss, lui quando decide una cosa si può smuoverlo proprio. Ma anche possiamo, la prossima volta possiamo fare parte 2. Sì, sì, sì. Continuazione. Sì, sì. Però sì. Era già lungo così, eh. È andato un bel po', insomma, abbiamo finito che erano le 11, eh. Vero? Credo, sì. Non abbiamo finito. No, più delle 11. Più delle 11, ma sì, certo. Abbiamo cominciato un pochino più tardi, eh. Abbiamo cominciato no, 7 minuti più tardi. 7 minuti più tardi. Ma questo è normale. Sì, o d'altra parte anche il teatro non è che erano proprio pronti, no. Perché non si aspettavano un pienone così e quindi gli immaginalisti. Sì, poi erano felicissimi. Sì. Ah, ma che pubblico, che bel pubblico, è rarissimo avere un pubblico così, ci dicevano. Aspetta, io vado a prendere la carica di... Ah sì, laptop. Grazie Dasha, sì. Si sta scaricando il computer. Sì, ci hanno fatto tantissimi complimenti per il tipo di pubblico, hanno detto veramente, loro figurati sono espertissimi quanti spettacoli fanno al Manzoni, ma ci hanno detto proprio che era un pubblico speciale, un pubblico educatissimo, beh, per loro che sono, diciamo, i responsabili del teatro. Questo è il massimo del complimento. Un pubblico educatissimo, un pubblico appassionato, un pubblico bellissimo, un pubblico meraviglioso. Ma anche loro hanno fatto chiai! E loro non anche quelli del teatro hanno fatto quelli chiai? Del teatro di, come si dice, sound technicians. Certo, sì, ah, i tecnici del suono e anche le maschere del teatro, tutti chiai, chiai, è stato bellissimo. E quindi niente, ci rivogliono assolutamente. Aspetta. Ecco, sì. Un pubblico che porta luce, brava, brava. Ma in effetti, sai... se non conosci, no? Fino in fondo, beh, dici un pubblico educato, un pubblico meraviglioso, un pubblico bellissimo, però se conosci ti rendi conto che è un pubblico che porta luce, un pubblico che porta amore, un pubblico che porta gioia, un pubblico che porta bellezza. E poi non era un pubblico, perché come ho detto io all'inizio, siamo sul vascello spaziale di un'astronave che viaggia di mondo in mondo, di conscio in conscio, di visibile in invisibile, e siamo tutti nella sala di comando. Stasera non c'è differenza tra attori e spettatori, perché tutti siamo attori sulla scena della vita, e questo teatro stasera è la vita, e quindi bellissimo, sì. Cosa dici, Gio? Sai, Selene, la mia amica ha acquistato il libro, mi chiama e mi dice, Gio, ma tu che stai leggendo il libro, ti è piaciuto? A me no, perché dice alla fine non dice nulla. Al che gli dissi, guarda, per me è meraviglioso, non può dirti nello specifico, perché poi devi scoprire, grazie. Sì, chiaramente. Ma abbiamo fatto anche i rituali, Gio, non ho capito se tu ti riferisci allo spettacolo o al libro.
Dovreste fare un tour nei teatri italiani, Anche a Los Angeles, dai. Anche a Los Angeles, cambiamo mestiere. Sì, abbiamo tanta energia stamattina. Pina, vai al Salone del Libro di Torino domenica 21 per il tuo libro. Vieni anche il 19, accidenti, così ci abbracciamo, no? Sarò a Velletri, sì, vicino a Roma, il 12. Il 12 maggio sono a Velletri. Ma sul calendario degli eventi del mio sito, selenecaroniwilliams.com, sul calendario degli eventi trovate tutto. Trovate la data di Velletri, che è il 12, trovate la data del Salone del Libro, che è il 19. Trovate gli orari. Trovate gli orari, tutto quanto. Sì. A Roma, vieni a Roma, Selene, ma Velletri è vicino a Roma, no? Il mantraccetto. Uchetamo. Accolgo, a me piace di più accolgo che accetto. Mi piace di più tradurre uketamo come accolgo, includo, piuttosto che accetto, perché accetto mi sembra che subisce, sì, come faccia un po' trasparire un senso di giudizio, no? Non è positivo, ma lo accetto. Invece accolgo è al di là del giudizio, anche includo e al di là del giudizio. Lo spettacolo è stato potente. Vieni a Napoli e ci verrei davvero a Napoli. Ci verremo tutti molto volentieri a Napoli, la città degli spiriti. Vuoi fare una rituale chiusura come abbiamo fatto ieri? Dai. Non questo di ieri, ma facciamo il mudra. Facciamo il mudra. Il triplice mudra, la mano destra sulla spalla sinistra, la mano sinistra sulla spalla destra. E il mudra è chiamato il triplice mudra, è detto anche più familiarmente il mudra dell'abbraccio. Quando faccio questo mudra, abbraccio e quindi accolgo il mio corpo, la mia vita e il mio mondo come strumenti per la realizzazione della missione dell'anima. E ovviamente pronuncio il mantra Uketamo, accolgo il corpo, accolgo la vita, accolgo il mondo come strumenti per la realizzazione della missione dell'anima. E accogliendo il corpo accolgo anche tutti i miei antenati, che sono immagini dell'anima, e accolgo ogni singolo evento che è accaduto nella mia vita come manifestazione dell'anima. Uketamo. Bene ragazzi, allora c'è l'ultimo dunque. C'è ancora una domanda. Sì, Mongolia dopo la Giappone. La Mongolia dopo il Giappone. C'è qualcuno che da Roma va a Velletri venerdì? Possiamo andare insieme? Sono non deambulante e senza macchina. Dai ragazzi, aiutate Daniela a raggiungere Velletri da Roma. Ma Gio, secondo me non è come dici. Cioè, e comunque ognuno ha il suo tempo per ascoltare, per percepire, ognuno è lungo la strada e poi bisogna vedere quando inizia a camminare. Ma sì, Gio. Kintsugi è anche un libro molto narrativo, per cui alla fine lo possono leggere tutti, anche quelli che non seguono. È chiaro, ci deve essere una volontà poi di seguire, di comprendere. Se non c'è la volontà non si capisce mai niente, anche le cose più semplici. Uketamo, Maria, non uketano, uketamo. Scrivetelo sulla fronte. U-K-E-T-A-M-O. Uketamo. Accolgo.
accolgo, un che t'amo, accolgo, includo. Io voglio farvi vedere su Instagram la montagna. Vi salutiamo, ragazzi, e adesso Dasha vi fa vedere la nostra montagna, il nostro bosco, dove siamo, mentre io suono il tamburo, e noi ci vediamo domani mattina per la diretta del martedì. Ecco. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Anche guarda, anche Facebook. Anche Facebook, diciamo. Sì. Aspetta, devo... Come si fa? Eccoci. Devo togliere... Togli. Posso? Dai. Ciao ragazzi, Uchetamo, vieni Dasha, vieni Morgan. A chi sta dormendo? Lasciamolo dormire. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Grazie per ieri. Grazie per ieri. È stato proprio bellissimo. Ciao. Ti vuoi, ciao.